campo invece. Allora inizi tu e poi vado avanti io. Di Berti e Del Piero, i due massimi goleador della storia della Juventus. Tutti. Il pallone che in mano Del Piero gli venne regalato proprio dalla società. Un pallone storico degli anni 50. 284 gol per Del Piero nella Juventus e 677 partite, 18 stagioni. Porterà la fascia di capitano. Grazie. Anche quest'anno Boniperti è stato la Juventus, prima da calciatore, poi da presidente. Mi aveva detto che sarebbe stato emozionante, che sarebbe stato bello, ma non pensavo così tanto. Ma non sento cosa dice. La storia della Juve è una storia fantastica, gloriosa, lunga 114 anni. Una storia meravigliosa che è stata raccontata e ve la racconteremo e la conoscete benissimo. La mia, insomma, sono felice di aver contribuito per 18 anni a scrivere dei pezzi di storia. Sempre amatissimo, perché lo abbiamo rinnovato anche fino al 2012. A scrivere delle pagine fantastiche, memorabili, che porterò sempre con me nel mio cuore. Ho visto tanti miei compagni, tanti ne ho passati, e con loro ho vissuto delle annate meravigliose. Fin da quando al vecchio comunale ho vinto i miei primi trofei con questa maglia, a passare proprio da questo prato, dove ho segnato il mio primo gol, dove abbiamo vinto tutto, abbiamo vinto il mondo. Una storia che è continuata, con l'Olimpico e con quello che è successo all'Olimpico, con le cadute, ma per ogni caduta bisogna rialzarsi con coraggio, a testa alta e con ancora più voglia di vincere rispetto a prima. E io e noi e voi tutti l'avete fatto. Oggi siamo qua. Il filo conduttore per tutti i volti che abbiamo visto, è una grandissima emozione. Questa storia è stato un quadro meraviglioso che oggi avrà un altro passo memorabile, importante, un quadro che ha sempre avuto la cornice perfetta, una cornice perfetta che siete stati voi, voi che rappresentate tutti i milioni di juventini che sono in giro per il mondo. E che siete sempre stati al nostro fianco, e che siete stati sempre al mio fianco, come sempre mi cantate ogni domenica. Ora, è stata una storia magnifica che mi ha spinto perfino a firmare in bianco, come è accaduto 18 anni fa. E come 18 anni fa, oggi ho davanti a me la storia della maglia bianconera. Il presidente Gian Piero Boniperti. Presidente. Grazie. Ricordate Del Piero l'occasione in cui gli è stato regalato il pallone e lui lo gira idealmente a Boniperti in questa unione tra passato, presente e futuro della Juve. Un affettuoso saluto a tutti.
Boniferti, 461 partite in maglia bianconera, 182 gol. Devo mettere gli occhiali. Ho scelto di raccontarvi in questa occasione il mio primo incontro con la Juventus. Era il 4 giugno 1946. Se non sbaglio, 81 anni, 82 anni Boniferti. Sul giornale fantastico. Tutto Sport, il direttore Carlì ha scritto: è nato un settimino. Presidente, giovedì scorso, prima della partita Juventus-Torino, il dottor Voglino, simpatica figura di sportivo, ci ha avvicinati per dirci: date un po' un'occhiata al centravanti che gioca nelle riserve juventine. Ha 17 anni, è novarese, si chiama Boniferti e l'ho portato io. Allora c'era il campionato riserve. Boniferti si è ritirato il 10 giugno del 1961 dall'attività calcistica. L'abbiamo guardato e abbiamo visto che con estrema disinvoltura ha fatto 7 gol. Juventus Fozzano 7-0. Ma l'ha visto anche la Juventus, che l'ha immediatamente scritturato. La mia vita nella Juventus è iniziata il 4 giugno 1946. E sono ancora qui, dopo 65 anni, per abbracciarvi tutti.